Quest'anno festeggiamo i nostri primi 20 anni. Con grande orgoglio ci riuniremo tutti, centinaia di dipendenti italiani, i manager e i partner stranieri, e faremo una bellissima giornata in giro per la nostra laguna di Venezia, anche perché molti non sono ancora mai passati qui per l'headquarter di Venezia. Faremo conoscere la nostra sede principale, faremo una crociera nel galeone dei pirati, Jolly Roger, in cui presenteremo con orgoglio tutta la nostra storia, il nostro passato, le nostre esperienze, i nostri clienti. Poi matureremo la consapevolezza del nostro presente, facendo il punto nave nella nostra metafora, no? Di tutto quello che sappiamo fare in questo momento e come l'abbiamo imparato. E sostanzialmente l'abbiamo imparato, noi riteniamo sempre dai clienti, clienti che ci hanno espresso un bisogno che nessun altro sapeva soddisfare, e noi l'abbiamo raccolto, ingabbiato, come si raccoglie il vento nelle vele, no? Il nostro veliero, la nostra barca, perché noi usiamo sempre questa metafora, è stata spinta, diciamo, dal soffio del vento, delle esigenze ancora non soddisfatte dei nostri clienti. Poi dedicheremo l'ultima parte delle nostre presentazioni al sogno, a immaginare il nostro futuro e a tracciare una rotta. Come sempre facciamo, le rotte noi le preferiamo tracciare all'aperto. Per il decennale in montagna abbiamo affittato per un weekend un rifugio sopra Cortina dove raccogliere tutti i nostri dipendenti, ma poi sempre noi o in montagna o al mare o sui nostri scogli a Jesolo, e questa volta proprio altre volte in crociera in Croazia con più barche a vela, e questa volta su un galeone dei pirati tracceremo la rotta del nostro futuro. Con l'orgoglio tutti insieme di aver realizzato in questi 20 anni qualcosa che si riteneva impossibile. Non ci sono molte realtà del nostro settore che sono cresciute partendo da zero, solo con la forza dei propri collaboratori, quelli passati che ringraziamo e quelli attuali che ci spingono e ci danno la forza per affrontare le onde, il vento, perché non è stata una navigazione semplice e non lo sarà in futuro per un'azienda indipendente. Usiamo spesso anche la metafora che noi siamo come una barca da regata, da competizione, che partecipa alla Coppa America. E ci dobbiamo confrontare invece con dei grandi transatlantici, delle navi da crociera, dove i marinai e i passeggeri navigano più sicuri, ma senza entusiasmo e senza contare quanto invece il nostro equipaggio, i membri del nostro equipaggio contano. Quindi ecco, sentite le mie parole, l'orgoglio, la fierezza per quello che abbiamo fatto, la soddisfazione e la riconoscenza per tutti i membri dell'equipaggio che rappresentano un'eccellenza italiana riconosciuta nel mondo, e il sogno di poter continuare, grazie alla fiducia dei nostri clienti e al coraggio e all'eccellenza delle nostre azioni, a poter dimostrare che anche in Italia si può fare un'azienda innovativa, orientata alle persone, che punta al capitale umano e alla soddisfazione del cliente inteso come persona.